quando ti dicevo questo augurio, che possiamo fare almeno 7 partite, 6 sono quelle che ti consentono di andare in finale, la settima sarà un amichevole che magari facciamo qui in campo di terra battuta, e questo è quello che ci dobbiamo augurare, fare un amichevole qui, perché se ne facciamo 7 vuol dire che con l'amichevole sarà una festeggiamento. Ottimista, disponibile, sereno, pacato, al Crystal Ball di Borgia, sede dell'ultimo caffè con il mister, appuntamento promosso dallo sponsor tecnico dell'US Catanzaro Caffè Guglielmo, l'allenatore dei giallorossi Gaetano Auteri mostra ai tifosi con cui si confronta il suo volto più sorridente e arriva persino ad augurarsi una festa promozione in loco. Il clima è sereno, si è reduci da una sonante vittoria, quella col Trapani, dal terzo posto acquisito, e si è sufficientemente lontani dalle vigilie playoff che fatalmente e legittimamente ci restituiranno un Auteri differente, più serio, persino iracondo. Quello di oggi dialoga con i ragazzi del settore giovanile del Borgia, realtà calciofila locale reduce da uno sfortunato campionato di promozione, giocato al Curto di Catanzaro Lido perché il campo della zona non era omologato. Auteri ribadisce a loro quello che già in sala stampa aveva detto del giovane Cristiano, esordiente 17enne in prima squadra. La vita non è solo pallone. Fuori, cresce, prende, istruire, le cose si sposano bene insieme. E così si cresce sani e con dei valori importanti. Insomma, un Auteri persino paterno, quello che raccoglie l'abbraccio dei tifosi della cittadina del Catanzarese. Lo premia il sindaco Elisabeth Sacco con il gagliardetto del comune. Gli consegna una targa anche la locale società bocciofila. Ma quando si parla di campionato, ovviamente ci sono scampoli dell'Auteri che più conosciamo. E a chi gli chiede del rigore di Giannone con la Juve Stabia, risponde che sì, ci ha fatto perdere 2 punti, ma non certo il treno per la promozione diretta. Quello è stato un episodio in cui abbiamo perso 2 punti, come tante altre situazioni, ma in cui abbiamo fatto un'ottima gara. Ecco, a volte ci è mancato questo, a parte che siamo partiti per creare un progetto, e i progetti ci vuole un po' di tempo, credo che questo progetto lo abbiamo creato, adesso si può pure raccogliere i frutti da subito. Auteri poi fa anche sapere che Canutè avrà domani l'ultimo controllo e che la squadra complessivamente in vista dei playoff non sta certo male. Accanto a lui due giocatori, Nicoletti e Riggio, si limitano ad un saluto e un ringraziamento. E alla fine l'appello con applauso incorporato che sicuramente non poteva mancare. Bisogna alzare le presenze allo stadio.